che noi possiamo vincere. Questo è il miracolo che tutti insieme siamo riusciti a fare in questo mese di ripresa della nostra comunicazione, del nostro rapporto con gli italiani. L'imposta sulla prima casa intanto ci ha portato ad avere la tassazione più alta in Europa, secondi soltanto alla Francia. Fatto 100 quello che è la Francia, noi abbiamo la tassazione 85. Un paese come la Germania ha una tassazione che è metà della nostra, 45. Ma che cosa produce un'imposta come l'IMU? Intanto assorbe per le famiglie che hanno meno mezzi completamente la tredicesima. Questo assorbimento della tredicesima riduce i consumi, soprattutto i consumi natalizi, portando difficoltà alle aziende che producono. La casa per noi, e questo dovete veramente dirlo sempre, è sacra. E abbiamo avuto un incremento di 600.000 disoccupati per le leggi del governo e le tasse del governo dei tecnici. Quindi siamo oltre i 3 milioni di disoccupati. Non si può girare la testa dall'altra parte, dobbiamo provvedere, abbiamo fatto una pensata originale, e cioè di eliminare ogni costo fiscale e contributivo per le aziende che assumono giovani o comunque disoccupati. Devono assumerli evidentemente con un contratto a tempo indeterminato. Per esempio, quando andavo in treno e passavo vicino a un gregge in Sardegna, contavo tutto e dicevo 87 pecore. E una volta uno mi domandò: ma cosa, come fa a contare così in fretta? Dice: molto semplice, conto le gambe e divido per 4. Aveva una scopertura per 800 milioni come società? Con chi? Nei confronti con delle chi? Banche? Con chi? Lo verifichi dalla centrale rischi. E allora? Posso fare un'altra domanda? Sì, ma dovevo arrivare. Come dovevi arrivare? Lei aveva rapporti con la BTP o no? E allora? Sì, allora? Quindi, aspetti un attimo. Adesso si mette tutto insieme, cosa vuol dire? La faccio una domanda a lei. Mi dice dove vuole arrivare, sì o no? Voglio arrivare a questo. Dica. Lei, in questo momento di crisi, no? In cui, sì. E soprattutto nel momento in cui è venuto fuori, si parla, no, non so se lei ha saputo, dei rapporti dei politici con le banche, no? Lei sta gesticolando. Ora, siccome... Lei sta gesticolando, lei mi deve fare la domanda diretta, ha capito? Diretta! Non giri intorno con i soldi. Quali erano i suoi rapporti con, con chi? Riccardo Fusi. E che scusi, che cosa c'entra con le banche? Come cosa c'entra? C'entra per... Non giri intorno, faccia le domande dirette. Ma lei mi deve fare però la domanda. Ma quale? Lei che fa il PM? No, non lei mi deve domandare. PM, io le chiedo che cosa? Su delle carte, delle accuse che ci sono, le chiedo a lei la domanda, no? Allora, alle risposte io le do in tribunale, le ho già date, che sono già stato dai magistrati. Punto, a lei uno da dare la sua risposta. Va bene così? Certo che va bene così. Oh, perfetto. Poi, come vede, però. Poi? Posso farle la domanda quindi? Dipende da che cazzo di domanda fa, perché lei non fa le domande, lei fa le affermazioni e non ne ha il coraggio di andare fino in fondo, perché se lei fa le affermazioni io faccio la pari con lei, ma deve fare le affermazioni, non le domande furbe nascondendosi dietro che è un giornalista. Lei fa un'affermazione furbe. No, lei fa domande furbe. Per questo siamo qui, per parlare di lavoro, perché pensiamo, sappiamo che il lavoro è la condizione per uscire dalla crisi. Allora, questa condizione di solitudine ha bisogno della forza del sindacato, con tutti i suoi difetti. Il sindacato è il presidio dei diritti dei lavoratori. I lavoratori senza sindacato già oggi sono in ginocchio, sono penalizzati.